aperta una pagina importante per la disciplina dello sci alpinismo a Passorolle. L'associazione sportiva Cauriol di Ziano di Fiemme, in collaborazione con il direttivo del circuito Coppa delle Dolomiti, ha infatti organizzato la prima gara della storia dedicata esclusivamente a giovani delle categorie cadetti e junior ed intitolata alla figura di Fabio Spedile. L'alpinista di Aldeno, scomparso in Patagonia nel 1994, al quale già da anni il prestigioso circuito interregionale aveva riservato una graduatoria speciale sempre rivolta agli under 18. Trentino ancora una volta protagonista e innovatore in questa disciplina, come lo era stata la Coppa delle Dolomiti 19 anni fa, ma pure primatore in quanto a risultati agonistici, visto che ha sfiorato l'Unplane vincendo con i propri atleti tre delle quattro categorie previste, ovvero con Mirko Ferrari, miglior tempo assoluto e primo junior, con Federico Nicolini, terzo assoluto e primo cadetti, e con Elisa Antiga, prima cadetta, tutti e tre portacolori del glorioso Sci Club Brenta Team, che ha sempre creduto fortemente in progetti rivolti ai giovani. Nella categoria junior femminile si è invece imposta con una gara autoritaria la valdostana Alessandra Cazzanelli, davvero di un altro pianeta sul percorso di Passorolle per le avversarie. Tracciato di gara che è stato modificato proprio alla vigilia dallo staff diretto da Carlo Zanon, su indicazione pure dei due tecnici azzurri, Oscar Angeloni e Nicola Invernizzi, che non potevano mancare a questa prima assoluta. I 50 atleti presenti, provenienti da tutta Italia, hanno affrontato un percorso complessivo di 10 km con un dislivello in salita di 900 metri. Come anticipato, il vero protagonista della giornata è il risultato il 17enne di Carisolo Mirko Ferrari, che ha dominato la gara dal primo all'ultimo metro. Al primo cambio pelli era arrivato assieme al compagno di squadra Federico Nicolini, 16enne di Molveno, seguiti a 4 secondi dal valdostano Stefano Stradelli dello Sci Club Cervino, quindi in gruppo i due valtellinesi Luca Pfeiffer e Michele Bedarniana e il valdostano Nadir Maghè. Ferrari, in buona forma anche se non ancora al top, come ha dichiarato a fine gara, è riuscito ad incrementare il suo ritmo, ad interpretare nel modo migliore il tratto tecnico. Fatto sta che al giro di boa il rendenese è transitato con 58 secondi di vantaggio su Nicolini, 1 minuto e 26 secondi su Stradelli, 1 minuto e 39 secondi su Pederniana, quindi a 2 minuti e 24 un terzetto composto da Maghè, l'atleta di casa Gianluca Vanzetta e Luca Pfeiffer. Nell'ultima salita Ferrari è riuscito a consolidare la sua leadership, mentre lo junior Stradelli ha trovato finalmente il giusto passo ed è riuscito a superare il cadetto Nicolini e a recuperare qualche secondo a Ferrari. Il campioncino di Carisolo, già vincitore del Memoria Stedile dello scorso anno quando era un mini circuito, ha così concluso la sua fatica con il tempo di 59,02 secondi a 25 secondi Stradelli, a 1 minuto e 21 secondi Nicolini, che però è risultato il primo cadetto, quindi due portacolori dell'Alta Valtellina Michele Pederniana, terzo junior, e Luca Pfeiffer, secondo cadetto. Gara in rimonta nel tratto conclusivo poi per Gianluca Vanzetta della Cauriol di Ziano, che è riuscito a salire sul podio della categoria cadetti. Senza storia la gara femminile, l'azzurra Alessandra Cazzanelli, già a metà gara, poteva contare su un vantaggio consistente di ben 8 minuti sulla valtellinese Silvia Piccaglioni, che al traguardo finale hanno addirittura superato gli 11 minuti. Terza junior Gloria Tona, mentre la prima cadetta è risultata Elisa Antiga del Brenta Team, figlia d'arte alla sua seconda stagione agonistica. È addirittura commovente per me ed emozionante vedere questi giovani che saranno l'avvenire delle nostre bellissime Dolomiti e ricordare mio figlio. Questo per me è una delle grandi soddisfazioni della mia vecchiaia, che ringrazio voi organizzatori di tutto cuore di continuare bene in questo successo, acquisendo il prestigio che tutta Coppa delle Dolomiti portate avanti con ardore e con grande competenza. Sì, sono molto soddisfatto perché sono riuscito a concludere una bella gara, sono riuscito ad andare forte in salita e in discesa e sono veramente contento, anche perché tenevo molto a vincere questa gara perché è il premio Stedile, l'ho vinto anche gli scorsi anni, quindi ero molto motivato e ce l'ho fatta. È un bellissimo inizio stagione, spero di continuare così, un bel primo posto è sempre una bella soddisfazione per la prima gara. Com'era il percorso? Ah, il percorso era bello, discese belle e dure, era come stare in pista, bella neve, bella dura, percorso che mi piace molto. Sì, dai, è stata una bella gara, vinta con abbastanza margine, comunque sono contenta perché era un bel tracciato ed è stato un buon inizio di stagione, un buon test per l'inizio delle gare. È stato bello, la neve era bella, anche se la discesa era un po' difficile perché era ghiacciata, ma comunque era bella. Ma diciamo soddisfatto soprattutto per la partecipazione, una bella giornata, adesso attendiamo che arrivi l'ultimo e diciamo che è andata bene quando l'ultimo arrivato non si è fatto niente al traguardo. Ecco.
Comunque sono 40-45 concorrenti, ma sul percorso ci vogliono una trentina di persone comunque. E purtroppo le gare sono così, è belle, però bisogna seguirle. Cerchiamo di aver speriamo di aver fatto il possibile, ecco. Allora, io do un bilancio più che positivo. Adesso saranno gli altri a giudicare, no? Perché io faccio un po' parte della storia qua. Diciamo che una cosa è sicura, che i trentini sono sempre quelli che danno il clip, l'out per iniziare delle nuove cose. Quest'anno abbiamo iniziato con questi giovani che tutti sapevano che è il nostro futuro, però nessuno faceva niente per dichiarare il futuro. E noi con questa gara, grazie al Carlo Zanon, grazie alla Coriol, grazie all'appoggio di tanta gente, siamo riusciti a organizzarla. Il che vuol dire che abbiamo segnato, secondo me, una nuova data storica per quello che riguarda lo scialpinismo. Ma sicuramente è una gara nuova, un inizio stagione per i ragazzi, solamente per i ragazzi, è stata fantastica, perché aver visto più di 40 ragazzi è stato bellissimo, cosa che non si vede nelle altre nazioni. Livello tecnico altissimo, perché abbiamo visto una tecnicità da parte dei ragazzi eccezionale. Fa ben sperare per noi della nazionale, insomma. Guarda, sono contento perché c'è stata una presenza di giovani, ci sono stati tanti giovani. Il percorso è tecnico, bello tecnico, e è andata bene, dai, abbiamo già visto qualcosina. Adesso aspettiamo ancora la gara di Bormio e poi vedremo di fare le considerazioni adeguate, insomma.